Ragazzi, mi trovo a 4 miglia di Rende stasera al Remove Pub. Ora vi farò vedere quello che prenderò, vi farò vedere un pochino anche com'è il posto. Ragazzi, questo è il lavaggio dei bicchieri. Ora ci farà vedere come spilla una birra. Questo è il primo corpo, dove... e poi dopo l'altro. Il secondo e il terzo. Questo è per la schiuma più che altro. Allora, questo qua per l'anidride carbonica. L'anidride carbonica che presente nella birra. Fanno i tre passaggi per eliminare l'anidride carbonica. Ok. Questo si fa solo alle tedesche, se no alle belte un colpo solo qua dentro. Ed è pronta già qua. Birra pronta, ragazzi, guardate che birraccia. Vabbè, che con queste serate calde, una bella birra non molto alcolica, questa è di 5 gradi. Dopo, siccome qua oggi è giovedì, qui domani c'è Belgio Italia, dopo casomai forse prendo una birra belga, così giusto per essere in tema. Comunque la voglio provare sta birretta. Oh, vediamo com'è sta birra. Ah, bella fresca, scende. Non è troppo forte, è una cosa leggera. Per il clima che c'è va benissimo. Comunque adesso dobbiamo mangiare, vediamo cosa mangiamo. Non so se avete già visto il menu, comunque se non l'avete visto non lo faccio vedere.
ragazzi, ho ordinato un bel burrito, che sono anni e anni e anni che non mi mangiavo un burrito messicano, giusto per provare. Questo che ho preso io è con gli straccetti di carne di manzo, poi ci sono dei fagioli, c'è la salsiccia e poi c'è la salsa ranch. Poi chi è con me l'ha preso di pollo, non si può vedere, ma è diverso. Cosa c'è dentro? Insomma, non mi sono scordato, ci sono melanzane, peperoni, la salsa non ce la ricordiamo, comunque vi aggiornerò tra poco, guardo per me. Comunque invitando, ora lo provo io. Ragazzi, no, taglio, vediamo sto burrito. Provare un pezzettino e cominciamo. Vediamo sto burrito. Buono ragazzi, buono veramente. Bello pesante. Nel senso che sono i fagioli, cioè, c'è un po' di tutto. Io penso che sia un piatto completo, quando uno fa una cena completa. E mangerò solo questo. Almeno penso. Comunque. Buono veramente. Consigliato. Ok ragazzi, siamo al finale del video. Comunque nel burrito di pollo non c'era nessuna salsina, poi ho guardato meglio il menu e è andata così. Comunque il video si chiude qua, mi raccomando iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanellina e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi, alla prossima!